a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono FuraBintendo. Oggi siamo tornati su Super Smash Bros. Ultimate per fare il nostro 27esimo episodio, se non sbaglio. L'ultima volta ci eravamo fermati qua, che eravamo al... Come che si chiama? C'è un modo per... Vabbè, in questa zona qua che non mi ricordo come si chiama. E dobbiamo affrontare Simon, controllato da Heracles. Allora, formazione. Poi Kirby forse lo userò dopo. Allora... Dobbiamo fare? Usiamo Simon, dove sei amico mio? Eccoti qua. L'abbiamo sbloccato l'ultima volta e quindi... usiamo questo qua, che mi piace di più. Vai, allora... Pronto Simon? Che stiamo per combattere. Vai, vai, andiamo. Let's go. Sperando che non sia... Che non sia troppo odiosa sta battaglia. Allora... Allora, oh, ma sempre sto scenario, ma oh, un po' non per sto scenario. Cacchio, ha preso. Ok. E ho preso il chili. Ok. Non sono del tutto abituato a usare Simon, Cioè, so, non so, diciamo che non è tra i personaggi che so usare meglio, diciamo questo. Vai che sta per morire l'altro. Poi Simon contro Simon, ma direi che ha senso. Dammi col panino, voglio col panino. Perfetto. Dai. Torta. No. Dammi lecca lecca. Lecca lecca. Formaggio, pizza, tutto italiano. Muori, perfetto. Il nostro primo scontro è andato. Allora, adesso che facciamo? Era adesso, vai. Vai, allora. Posso fare qualcosa? No. Bisogna attivare qualcosa. Siamo contro King DDD. Controllato da Grublin. All'attacco, vai. Sempre Simon, vai. Non la conosco. Non so se è un tema musicale di Grublin, ma credo. E vabbè, 3, 4, te, oh mio dio. Come ho detto nello scorso episodio, meno male che i personaggi multipli sono poco intelligenti. Muori. Ok, due sono andati. Ok, un altro è andato. Me ne hanno solo uno, perfetto, ok. È stato più semplice del previsto, bene. Grublin, vai. Bene. Allora. Vai, questo c'è un matto ingegno, suppongo. Vai. Dobbiamo aprire la porta in teoria. Eh sì. Bene, perfetto. Andiamo. Come si arriva a quello scrigno? Ah, dall'altra parte, ok. C'è anche un personaggio da sbloccare lì. Siamo contro Lucina, Sì, controllato da Taria, sempre della serie di Fire Emblem. In questo caso allora usiamo il protagonista di Fire Emblem, in questo caso. In questo episodio mi sa che useremo molti personaggi umani. Dove sei, Mart? Eccoli qua, amico mio. Vieni qua. Questo sia più bello, vai. Vai! Spadaccino contro spadaccina, direi che ha senso. All'attacco, vai. Principessa arriva. È una principessa, vero? Mi sembra di sì. Guarda, non ci ho mai giocato a Fire Emblem. Perdonatemi. Che succede? No, ti prego, no. Non scenare così, io lo odio. Oh, ok. Meno male. Stava per diventare un po' odiosa sta battaglia. Taria, vai. Allora. Adesso staremo per sbloccare un personaggio che immagino sia Pizza, perché avrebbe senso qua nel cielo, no? Oh. Ah, c'è un combattimento. Ah, era fake, ok. Usiamo sempre. Anzi, vabbè sì, usiamo sempre Marco, dai. Vai, allora, di che sta battaglia? Resolution, riesce a ginocchiare? Ecco, saranno più potenti, immaginavo. Questo personaggio mi ricorda un personaggio di Yoshi. Guarda, stavo controllando un attimo i controlli. Oh, ma è velocissima questa, oh, stai ferma, vieni qua. Ok, questo qua forse può tornare utile, forse.
se lo so usare bene. Non è tra gli strumenti che so usare meglio, però vabbè. Se non è altro magari. Ah, è morto con la scatola! Così a caso! Vabbè, già siamo a 5 minuti. Resolution. Fatto un cash, dubito che lo userò, però vabbè. Vediamo. Comunque ancora non riesco a fare quella sfida di Incineroar abitante. Ah, era fake. Ok. Allora chi era lo sfidante? Immagino che sia Pete. E immaginavo. Non lo sapevo, raga. Allora, formazione. Personaggio, vediamo se c'è qualcuno di appropriato per Pete. Dunque, usiamo. Non lo so, sapete? Non ho un altro personaggio. Non c'ho tipo paluta o altro. È un personaggio che non uso da tanto. Usiamo tipo le... trainer di Wii Fit, vai. Aspetta, però magari. Ecco, quello va meglio. Bene, all'attacco, vai. Allora. All'attacco, vai! Vai, Pete. Ti stiamo per salvare, che tu sei un personaggio bellissimo, anche questo gioco è bellissimo. Allora, scusa, non mi ricordo i comandi. Ok, perfetto. Madonna, 30 d'olio già sta attacco. No, dai, ma... No, Pete. Cacchio. Ok, carichiamo un'altra sfera. Oh, una pistola può tornare utile. Vabbè, pistola base. Muori, perfetto, l'abbiamo liberato. Vittoria! E Pete si unisce alla lotta, perfetto. Bene. Sì, ok. Allora. Adesso c'è qualcosa da fare qua. A quanto pare si è tolta tutta con la luce, forse andiamo indietro. Comunque è un po' inquietante tornare indietro così. Vai, usciamo dal tempio della luce, ecco come si chiama. Non mi veniva in mente il nome, scusate, c'è da fare qualcosa qua? No. Cos'altro? No, non c'è niente qua. Ok, usciamo dal tempio, vai. Adesso direi che andiamo da quella parte, immagino, andremo. Credo. No, non ho ancora capito che cosa quel quadratino. Ora facciamo sta lotta, va? Donkey Kong e l'orso polare, vai. Allora. Attacco, vai. Poi mi sa che andremo direttamente verso quella parte lì, credo, non lo so però io. Anzi no, mi sa che non ci andremo oggi, mi sa, perché dobbiamo fare la parte con il dello spazio. Vai Donkey Kong, di cosa sai te? Oddio no, ok. Mi sa che finirò per usare Kirby. Allora, niente, sono già morto. Bene, amico mio, vieni qua. Cambia formazione. Potete fare un po' meno casino, scusate. Personaggio, allora. Vai, Kirby, vieni qua, amico mio. Se sentite un po' di casino, sono i miei che lavorano in casa come al solito. Vabbè, non è che lavorano in casa tutti i giorni, però, insomma. All'attacco, vai. Allora. Donkey, let's go. Pronti? Ah, poi c'hai molta resistenza, Complimenti. Allora, il terremoto lo odio, no. Ok. Facciamo andare Donkey Kong qua sopra. Ok, Donkey Kong è molto enorme, quindi. Vai, quasi morto. È morto, perfetto. Dai, Già siamo a 10 minuti. Perfetto, orso polare. Vai. Adesso lo faccio di qua. Ah, c'è un personaggio da sbloccare addirittura, wow. Yes, Climbers, wow. All'attacco, vai, andiamo direttamente a Kirby, dai. Siccome poi non credo di avere altri personaggi che abbiano a che fare col ghiaccio.
Meno che non sblocca, almeno che non sblocco tipo delle idee. Pronti? Allora, vai. Questo qua non dovrebbe essere troppo odioso, semplicemente ci sono due personaggi che collaborano. Non che sia a caso per me. Allora. Ok, vai. Ah, almeno siete un po' fantasiosi con le vostre mosse, eh? No, cavolo! No, 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 no! Morite, 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 morite! No! Dannazione! Oh, ma perché non riesco a colpirvi con, con il martello? Dai, facciamo un martello contro martello, dai! Che poi avrebbe senso. Oh, bene, non so come ho fatto a colpirmi, però non importa. Ah, ghiaccio. Ok, Nana è andata, credo si chiami Nana, l'altro non so come si chiama. Che però il protagonista muore, perfetto, abbiamo liberato anche gli Ice Climbers, che bello. Sono tra i miei personaggi preferiti di questo gioco poi tra l'altro. Vai. Siamo già a 11 minuti, dai. Bene, cosa si è sbloccato? Ah, si è tolto il ghiaccio, wow, bene. Cosa succede? Cosa c'è un portale? Ah, si può accedere là, ok. Ah, c'è una strada qua. Oh, finalmente posso raggiungere sto coso. Che cos'è sto coso? Ah, tutto qua? Portava semplicemente qua? Bene, allora sei inutile. Qua ci sono già stato, bene. Andiamo direttamente qua, va, non voglio stare qua 50 anni. Oh, la navetta, che bella. Contro Samus, controllato da Trace o Trace, non so chi sia. Vabbè, formazione. Personaggi, usiamo Fox, va, un personaggio spaziale pure lui, anche perché non lo usiamo da secoli. Persona Wolf, la più giovane, vai. Vabbè, allora, non so quanti combattimenti faremo ancora, però vabbè, li faremo comunque. Allora, di che sta sta battaglia? Trace, vai, il nemico diventerà... ecco appunto, immaginavo che c'era qualcosa di odioso. No, 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 Fox, che cacchio fai? Ok, più o meno riesco a vederti perché c'è un briciolo di trasparenza. Poi vedo quando ti attacca. Però non riesco a vedere che attacchi fa, quindi... Ok, non diventa invisibile per sempre. No, cavolo! Ah! Ok, va bene, ho fermato il tempo, adesso dovrebbe scendere in teoria. Ok, perfetto, ho colpito. Bravo, l'ho colpita col guscio, headshot proprio! Bene, vai, Trace. Non so se... non credo che lo userò perché... Non so se la logica... non so se l'intelligenza artificiale del gioco funzioni con... cioè, non so se l'invisibilità batte l'intelligenza artificiale del gioco, questo volevo dire. Cosa c'è qui? Una mega cometa. Cosa c'è dall'altra? Ah, forse l'avevo già aperto. Astronauta di Mario che controlla Mario verde. Ma l'attacco sempre, sempre con Fox, vai. Oh, che bella musica di Super Mario Galaxy. Che bello, la gravità è ridotta, il nemico diventerà Maxi. Ecco appunto, immaginavo. C'era comunque qualcosa. Oh, ma che cacchio fai Mario? Dovremmo collaborare noi due, siamo tra i protagonisti noi. Siamo tra i più seri della squadra. Ma che vuol dire gravità bassa? Che sono più a contatto con me la gravità, non ho capito. No, cavolo. Ah, ti va di giocare con le prese, eh? Ok, anch'io gioco... stavo dicendo, anch'io gioco con le prese, carissimo. Ma scendi, scendi, scendi. Perfetto, l'ho ucciso. Headshot. Bene. Strada di Mario. Salto in più. Non ho ben capito che cosa intendeva con gravità in più, però vabbè. Penso che si riferiva al fatto che ero più a contatto col terreno, immagino, immagino. Pensate se il veleno, se poi c'era ancora il veleno oppure la lava. Ah, Charizard. No, Ridley. D'acciaio, oddio, ecco. Formazione, vai. Che useremo mai adesso? Non ne ho idea. Vediamo. Non lo so. Che cosa è stato, non lo so. Se avete sentito qualcosa, ma seriamente non so cosa. Andiamo con la ragazza in green, vai. Allora. Io avevo di violetta perché lo sapete perché. Vai, all'attacco, vai. Scusate un attimo, raga. Ok, scusatemi un attimo, però c'erano i miei che se no facevano casino.
Vai. Vai, allora, vi do cosa sta, sta battaglia. A parte che Riedi è più pesante perché appunto la scelta. Gravità alta, quindi... Ah, quindi sono troppo accattato col terreno, ok. E qua? Io lo sto scherzando. Oh no 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 no! Cavolo! Mi ha ucciso, o forse no, non lo so. Non credo. No, non mi ha ucciso, ok. Boh, io gli sto togliendo più vita possibile, ma non lo so io. Boh, questo qua è una schiappa per combattere. Ok, qua ciccio. Ah, oh, come ti permetti, io? Dai, muori? Oh, l'abbiamo ucciso finalmente. Ok, questo qua non è stato però troppo difficile, me l'aspettavo peggio. Ah, poi... Comandi irreversibili. Non so cosa voglio dire, però vabbè. Vai, secondo me mi tocco ogni tanto i capelli, però mi sto un attimo a sistemare. Bachman idrante, ok. Non è che tra i preparatori più difficili, cosa c'è qui? Falco! Questa qua sarà l'ultima battaglia per oggi, eh? La concludiamo in bellezza. No, beh, andiamo a dire tanto ragazzi in più. Vai, ultimo combattimento della giornata, facciamolo decente, dai! Allora, Falco, fatti vedere, fatti sconfiggere. Pronti? Via! Allora. Perfetto. Mo last attacco. Allora, aspettate, vorrei provare a fare un attacco che però non mi ricordo come si faceva. Ah, ecco quello che volevo fare, però non l'ho fatto, non ci devo uscire. Allora, stai fermo. Muori? No! L'ha schivato all'ultimo! Mannaggia! Muori? Muori? Ha un sacco di... Ha un sacco di resistenza però. Questo qua. No, magari siete suicidati. Muori? Oh, perfetto! Questo era l'ultimo combattimento per oggi, raga. Mi ho liberato pure Falco. Bene! Bene. Vabbè ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, come dico sempre iscrivetevi, mettete mi piace, iscrivetevi anche alla mia pagina Facebook e Instagram che trovate sotto la descrizione di questo video, attivate la campanella in alto a destra e noi amici miei ci rivedremo presto!